Catanzaro Corse Club Due Mari ha organizzato la 26esima Coppa Città di Catanzaro Autostoriche con il patrocinio del Comune di Catanzaro in collaborazione con i comuni di Gerace, Guardavalle, Monasterace, Sellia Marina e Soverato, che si articolerà in 3 giornate da oggi e fino a domenica. In Piazza Prefettura a Catanzaro il primo momento dedicato alle operazioni di verifica e punzonatura. Le autostoriche sfileranno sabato mattina per le strade di Guardavalle e Monasterace fino ad arrivare nel centro di Gerace. Nel pomeriggio ripartenza per Soverato e in serata rientro a Catanzaro. Domenica sarà la volta di Sellia Marina. Questa è una kermesse annuale ed è un punto di riferimento di tutti gli appassionati di motorismo storico di Catanzaro. Come del resto è anche il nostro club, il Catanzaro Corse Club, che è l'unico club federato ASI qua a Catanzaro. Quest'anno praticamente la nostra, diciamo, il nostro raduno si svolgerà anche in parte in provincia di Reggio Calabria, perché quest'anno arriveremo fino a Gerace. Gerace perché è un borgo importante della nostra Calabria, e quindi faremo visitare i monumenti di questo borgo ai nostri iscritti. Passeremo anche da Soverato e domenica andremo a Sellia, dove andremo a visitare un museo della Lambretta. A Sellia Marina c'è un parroco, Don Andrea Bruno, che ha formato un club di Lambrette. Credo che abbia almeno 50-60 Lambrette esposte. Sono in tutto 50 le auto ammesse che nel corso della manifestazione dovranno sottoporsi a 3 prove di abilità. Con il presidente onorario Tolomeo Salvatore vogliamo capire un po' da dove vengono questi appassionati di auto storiche. E tantissimi equipaggi vengono quest'anno da fuori provincia di Catanzaro, qualcuno da Reggio, qualcuno da Messina, qualche altro anche dalla vicina Campania. E per il resto io voglio ringraziare un po' tutti quanti i partecipanti, perché la loro presenza significa fare grande la manifestazione, perché gli attori principali sono appunto le macchine da una parte e gli uomini che le guidano dall'altra. Senza di loro questa festa non sarebbe nulla. Il vicepresidente del club, Jeso Cimino, un evento impegnativo, sicuramente non facile da organizzare, una macchina che si è messa in moto immagino da tanto tempo prima. È vero, è verissimo come dice lei, io sono lusingato, sono felice, contento di questa manifestazione che poi è il fiore all'occhiello. Noi facciamo tante manifestazioni, ma la Coppa Città di Catanzaro è il fiore all'occhiello nostro. E grazie alla grande collaborazione del presidente onorario Tolomeo Salvatore che si riesce ad organizzare questo bel evento. Io volevo approfittare per fare dei ringraziamenti. Innanzitutto devo ringraziare il nostro vicepresidente Tolomeo, il quale è riuscito ad organizzare tutta la kermesse. È già da 2 mesi che lavora incessantemente per l'organizzazione e va un ringraziamento mio personale e di tutti gli iscritti del club. Poi volevo ringraziare anche le amministrazioni comunali dei comuni che ci ospitano, il comune di Guardavalle, il comune di Gerace e il nuovo sindaco e la nuova giunta del comune di Soverato, che ci ospiteranno domani sul lungomare di Soverato. Volevo anche ringraziare il nostro Luigi Tucci che sul campo prende tutti i nominativi e distribuisce tutti i ticket per bar, per ristoranti eccetera. C'è questo nel nostro DNA, questa grande passione. È chiaro che costa molto lavoro, molta fatica, però tutto sommato ci divertiamo e questo diciamo che è una cosa molto bella. Certo.